Il muscolo retto del femore è il più soggetto a infortuni tra gli estensori del ginocchio e è una tipologia di infortunio che interessa in particolar modo i calciatori. Quindi vediamo insieme un esercizio per andare ad allenare questo muscolo a carico naturale e sfruttando una modalità di contrazione di tipo eccentrico. Per svolgere correttamente questo esercizio, manteniamo le spalle in linea con il bacino e con le ginocchia. Flettiamo progressivamente le ginocchia fino alla massima flessione. Ok? Qualora fosse troppo difficile l'esercizio, possiamo aiutarci per esempio col TRX a fare il movimento, oppure al contrario, se fosse troppo semplice, possiamo utilizzare un disco per svolgere il movimento con una resistenza aggiuntiva. Bene, possiamo iniziare con 6 ripetizioni fino ad arrivare a 10-12 da ripetere 2-3 volte. Ricordiamoci di tenere una cadenza settimanale di 2-3 sessioni di allenamento e già in 8 settimane possiamo vedere i primi effetti benefici indotti dall'allenamento.